Credo che sia bello ritrovarci in tanti questa mattina delle diocesi della Romagna e di Como. Chissà che non nasca qualcosa di questo incontro. Ecco. Ringraziamo il Signore. E ringraziamo il Signore nella gioia. Sono momenti non facili questi per parlare di gioia. In realtà, in particolare nella prima lettura, da giorni, il Signore ci consola con le azioni dello Spirito Santo nella prima comunità cristiana, ma anche ci aiuta con lo sguardo di Maria di vedere le azioni dello Spirito Santo oggi nella nostra vita. E quindi proprio da questa azione e presenza dello Spirito alimentare, custodire, incoraggiare la speranza, perché poi noi da qui siamo chiamati a rendere ragione della speranza che il Signore ha messo nei nostri cuori. Certo, torneremo a casa assicurando tutte le persone che si sono raccomandate a noi, che le abbiamo ricordate, che le abbiamo pregato per loro, per i loro cari, per i tanti ammalati che si sono raccomandati le nostre preghiere, per la pace, per le nostre famiglie. Ma di una cosa soprattutto, dovremmo essere testimoni, testimoni della gioia. Perché parlo di gioia? Perché nella prima lettura, nella prima comunità cristiana, è un po' il nostro specchio, quello che noi, ecco, dovremmo essere oggi. Pensate, le prime righe dice proprio così: quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e a Antiochia. Erano scappati, erano dovuti scappare a causa di una persecuzione, una persecuzione cruenta che aveva comportato il prezzo di sangue di Stefano, primo martire. Ma non si sono arresi, hanno continuato ad annunciare la gioia di Cristo risorto. Lo hanno annunciato anche andando oltre quelli che erano gli schemi, forse i pregiudizi, le precomprensioni che potevano avere. Alcuni di loro hanno incominciato a parlare, annunciare il Vangelo anche ai greci, e annunciavano loro che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e si convertirono molti. E allora questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme. Corrono, lo sappiamo, nella risurrezione di Gesù, nei giorni di Pasqua, corrono le brutte notizie, ma corrono anche le belle notizie. E pensate, da Cipro sono arrivate le buone notizie fino a Gerusalemme. E qui entra in gioco Barnaba, il quale a nome della comunità cristiana va a vedere cosa sta succedendo. E la reazione di Barnaba è una reazione che insegna anche a noi tante cose. Barnaba si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. La prima reazione di Barnaba, dopo un discernimento, si rallegra. Ecco, non so voi, ma a me, leggendo questo brano, fermandomi sulla parola rallegrò, mi è venuto in mente l'annuncio dell'angelo: rallegrati Maria, rallegrati, più che ave dice rallegrati, sta contenta, state contenti. Credo che questo sia davvero un messaggio che noi dobbiamo sempre raccogliere da Cristo risorto, dall'insegnamento di Maria Santissima di fronte alle difficoltà che abbiamo oggi. Non siamo soli. Ma non finisce qui l'opera di Barnaba.
compie un altro gesto importantissimo che potremmo definire di uno che sa coinvolgere, un talent scout. Oggi vanno di moda i talent scout. Lui va a cercare Paolo, che per tanti motivi, per diffidenza, paura, per comprensione, anche qui era stato rimandato a casa praticamente a Tarso. Lui va a cercarlo, fa tanti altri chilometri. Se andate a vedere la piantina, sono tanti chilometri, e va a cercare proprio Paolo, e sta con lui un anno, non lo manda subito allo sbaraglio, sta insieme con lui. Barnaba è una figura molto importante, per noi vescovi, per i sacerdoti, per chi ha compiti educativi, di responsabilità nella Chiesa, dovremmo tenerlo ben presente. Barnaba accompagna Paolo, e Paolo, anche lui, continua l'opera di predicazione dei gentili, lo conosciamo, l'apostolo delle genti, però noi pensiamo, e sottolineo solo questo, che sia stato Paolo quello che ha iniziato a predicare ai gentili, e non è così, sono stati dei discepoli sconosciuti che, mossi dallo Spirito Santo, hanno preso l'iniziativa di predicare e di portare il Vangelo anche ai greci. Credo che questo sia davvero importante, l'opera che ha compiuto Barnaba, di andare a coinvolgere, a recuperare, esprimere quello che è la chiamata dello Spirito di sempre verso le persone, anche che sembrano le più emarginate, talvolta anche le più trascurate, come ha fatto Maria, che è venuta qui e ha parlato con Bernadette, una quattordicenne, assolutamente insignificante rispetto al panorama delle persone di allora, però mossa dallo Spirito Santo anche lei, ha colto in lei un'azione dello Spirito. E credo che davvero questo ci insegni, a ciascuno di noi, a lasciarci guidare dallo Spirito, di superare i pregiudizi, le difficoltà che abbiamo. Ma non posso chiudere questa breve omelia senza ricordare una persona cara a noi di Forlì e della Romagna in particolare. Benedetta. Lo ricordo perché in questi giorni ricorre questo anniversario. 60 anni fa, esattamente qui, fra gli ammalati e gli accompagnatori, c'era Beata Benedetta Bianchi Porro, esattamente 60 anni fa. Dovete scusarmi, ma insomma, come vescovo di Forlì non posso non ricordarlo. Anche perché è ancora di più, con la sua testimonianza, illustra il brano del Vangelo che abbiamo sentito. Lei ha ascoltato la parola del Signore e anche lei ha ascoltato l'azione dello Spirito. È successo questo quando lei è venuta per la prima volta in un pellegrinaggio qui a Lourdes. Si è messa accanto a una sua amica che era malata grave, che chiedeva di essere guarita, gli ha stretto la mano, ha pregato con lei e la sua amica è guarita, mentre Benedetta è tornata a casa malata, dopo 2 anni morirà. Eppure da questo episodio, che poteva diventare per lei motivo di recriminazione, di rabbia anche se volete, di invidia perlomeno, da lì è partita la sua santità. Vi invito naturalmente, chi non la conoscesse, ma forse sono pochi, conoscere bene la sua figura, la sua testimonianza. Ci aiuta a cantare la Magnificat anche nei momenti di difficoltà. Lei pochi giorni prima, anzi poche ore prima di morire, ha avuto il coraggio, la fede di cantare il Magnificat, ma non perché sperasse di guarire fisicamente, ma perché sapeva che era guarita spiritualmente, che il suo amore, il Figlio di Dio, neanche la morte e la sofferenza avrebbe allontanato. Molti di noi, molte persone che portiamo nel cuore, sono piene di sofferenze, difficoltà, preoccupazioni, perché attraverso di noi, attraverso il dono dello Spirito, sappiano ritrovare fiducia e speranza
nella vita e nell'amore di Dio, che non ci abbandona mai. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.